desiderio. $5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo €5.990. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzata e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Blaine, Siviglia. Heritage, Calvin Klein, Mastai Ferretti, Visigual, Lucky Luke. Fix Design, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in Piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti, ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati! Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Ciodiano al centro storico di Siderno. $5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo €5.990. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzata e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Stampa di Telemia, ben ritrovati a tutti, rigorosamente in diretta per aprire una nuova settimana di informazioni. I quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola, grande spazio come al solito lunedì ai temi prettamente calcistici. Andata male al Crotone ieri Alessio Scida, questo esordio casalingo, ha vinto il Napoli 2-1. Peggio la Regina ieri sera con un risultato tennistico, ha vinto la formazione lucana del Matera addirittura 6-2, perde anche il Crotone, pareggia il Catanzaro. Bene invece nei campionati minori per quanto riguarda la prima categoria, la Bovalinese che continua a marciare dunque a gonfie vele nel primato di questo girone. Ci occuperemo di questo e di tantissimo altro, ma ci sono anche le notizie del giorno che andiamo a scoprire insieme. Vediamo subito l'apertura che riserva il Quotidiano del Sud. Eccola, l'intervista contro il caporalato, aiuti e repressione. Il ministro Martina illustra la legge, oggi sarà a Rosarno. E ancora Platì, funerali pubblici del boss vietati e il parroco fa ricorso. È la notizia che domina in prima pagina, vedete in questa foto. Il parroco Giuseppe Svanera, l'esposto, è stato violato il principio di non ingerenza. E ancora beni e sprechi, un caso di rischio Usso Capione, terreni della regione occupata abusivamente da privati. A Crotone invece ospisse da 30 posti, attendo una risposta addirittura dal 2013. E poi tiene banco ancora il caso Melito, lo stupro di qualche mese fa, la psicologia scolastica sconosciuta, parla il dirigente del consultorio, servono fondi per l'attività di sostegno. La legge che ha istituito il servizio è rimasta lettera morta in tutta l'area grecanica. E poi lo sport, noi vi abbiamo già anticipato in qualche modo quello che è accaduto ieri, riepiloghiamo attraverso le fotonotizie di spalla, vedete i titoli: Crotone sfortunato al ritorno allo Scida, Catanzaro un pareggio alla prima di Zavettieri in panchina, battute Cosenza, Regina e Vibonese in Serie D, rende supera Ligia Virtus, pari Palmese, perde il Roccella. E poi per il basket un punto per il Tonno, la Viola ancora capo. Bene, lasciamo il Quotidiano del Sud, proseguiamo questo rapido sommario su quelle che sono le notizie di prima pagina. Lo facciamo subito con Gazzetta, che riserva questo titolo: il funerale della discordia, il parroco impugna l'ordinanza del questore e si rivolge ad Alfano. Platì diventano un caso le esequie in forma privata del detenuto condannato per mafia morto in carcere. E poi ancora il taglio alto, il titolo sottotestata dedicato tutto al calcio, alla Lega Pro, giornata da dimenticare per le squadre calabresi, sconfitte Cosenza, Regina e Vibonese, mentre il Catanzaro centro un deludente pareggio 2-2 con l'ultima della classe, il Melfi. E ancora fotonotizia, qui appare il governatore calabrese Mario Oliverio, oggi la visita del ministro dell'agricoltura, la lotta al caporalato passa dunque da Rosarno, incontri importanti dunque Mario Oliverio e Maurizio Martina uniti nell'impegno contro le pratiche di sfruttamento. Andiamo a spalla gli occhielli e parliamo di Giro d'Italia, due tappe in Calabria, a Reggio dopo 12 anni, a Catanzaro invece elezione alla provincia, rinnovato il consiglio, a Reggio fondi comunitari, pressing da parte del comune. San Gineto, il dolore della mamma del piccolo Gabriele, la tragedia avvenuta qualche giorno fa, ve la racconteremo ancora a pagina 3.
13 perché c'è il dolore della mamma del piccolo Gabriele. Vibo Mantella sarà sentito in tutti i processi. E poi c'è per il calcio la crisi dell'Inter, la Roma che è seconda, ha vinto 4-1 con il Palermo, la Juve che è stata battuta invece sabato sera nel posticipo, nell'anticipo contro il Milan 1-0, sempre due punti comunque separano dunque i campioni d'Italia dalla Roma. Lasciamo la prima pagina anche di Gazzetta del Sud e tra qualche minuto ci occuperemo di Portale. A termine della nostra prima parte faremo il punto di quelle che sono le notizie anche sul nostro sito. Nel frattempo pagine regionali, ci occupiamo del quotidiano del Sud e le pagine locali, e qui naturalmente ci soffermeremo sui temi anche dello sport. Oggi c'è l'intervista a pagina 6, eccola, con il ministro delle politiche agricole e alimentari Maurizio Martina, che appare in questa foto. Repressione e aiuti contro il caporalato. Il ministro per le politiche agricole illustra la nuova legge che sarà presentata simbolicamente questa mattina a Rosarno. Nel 2017 si azzererà l'IRPEF per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il boom intanto dei giovani. Vi consiglio di leggere questa ampia intervista realizzata da Massimo Clausi con il ministro Maurizio Martina. Le associazioni, siamo al taglio basso, le proposte di Coldiretti sull'agricoltura, indicazioni di origine in etichetta per i succhi bevibili, e poi ancora il quotidiano del Sud che si occupa di questa inchiesta che arriva direttamente da Cosenza, la grande crisi della castagna, per rimanere in tema di agricoltura. Dalla regione solo 50.000 euro per la lotta al cnipide, molti privati hanno dovuto mettere mano al portafoglio. Da 5 anni il comparto è in grande affanno con una perdita di fatturato di 7 milioni. Vedete in questa foto le castagne calabresi ed è la grande crisi della castagna calabrese. Fondi dell'Unione Europea, la speranza e il nuovo PSR nella misura 8, forme di sostegno ai produttori. Ancora analizziamo questo taglio basso, anatomia di un comparto abbandonato, c'è un richiamo sulla notizia dell'inchiesta. Inchiesta, con una quota di produzione del 20%, la Calabria è la seconda in Italia per produzione, il 98% è in provincia di Cosenza, le proprietà sono troppo parcellizzate. Lasciamo l'inchiesta, lasciamo la pagina 7, siamo alle notizie che riguardano le pagine Calabria che anticipano i temi tra poco del comprensorio. A Platì funerali vietati, il prete ricorre, partecipazione alla messa, l'esposto violato il principio di non ingerenza. Il questore di Reggio Calabria ha negato il rito pubblico per la morte del boss barbaro. Dunque è abbastanza inusuale che un parroco faccia ricorso al Ministero dell'Interno contro l'ordinanza del questore che vieta i funerali pubblici ad un personaggio di spicco della criminalità organizzata locale, addirittura eccependo l'ingerenza dello Stato negli affari della Chiesa. La Chiesa, una volta tumulata la salma dopo il rito privato, si è poi riempita comunque per l'addio a Barbaro, anche senza salma. San Mauro Marchesato, piccolo centro del Cosentino, per cambiare decisamente argomento, vasto incendio in discarica, sono ancora incerte le origini del rogo. In un deposito si legge nel sottotitolo della ditta Rocca SRL per la raccolta differenziata, vedete l'incendio nel centro per la raccolta differenziata dell'impresa Rocca. E ritorniamo a Platì perché ci sono le reazioni sui funerali vietati, il sacerdote, disposizione eccessiva, dice il vescovo è con lui. Lasciamo la pagina d'apertura Calabria, proseguiamo, adesso ci occupiamo di beni e sprechi, ancora temi regionali in primo piano. Ecco un caso di rischio, uso capione. Il comune nel 1995 fa una sanatoria per tutti senza essere proprietario. Un terreno va alla regione, dopo lo scioglimento dell'Enal, ora è occupato da privati. A Crotone, lo anticipavamo nei titoli di apertura, hospice da 30 posti attende risposta dalla regione dal 2013, tutto a fermo.
fermo per un lungo intoppo burocratico. Finto allarme in un liceo milanese, due catanzaresi vengono denunciati. Nelle pagine di Reggio tiene banco il caso Melito, vedete, psicologia scolastica, la sconosciuta. La legge che istituisce il servizio resta inapplicata nel territorio, parla il dirigente del consultorio. Necessari, dice, finanziamenti per le attività di sostegno. Mancano regole e indagini dettagliate, le associazioni dovrebbero mobilitarsi. Vedete la marcia antiviolenza molto partecipata che si è svolta qualche giorno fa a Reggio Calabria. Lasciamo anche la pagina di Reggio direttamente ad occuparci di provincia adesso. Villa San Giovanni votando no, il paese fermo al 46. Vedete questo virgolettato, Falco Matà, il sindaco della città, illustra le ragioni del sì al referendum costituzionale. La presidente Liberto suona la carica, battaglia, attacchi, intanto i volta bandiera. Vedete un momento dell'iniziativa con la presenza anche del sindaco di Reggio Giuseppe Falco Matà. A Motta San Giovanni sangue, aumenta il fabbisogno. Domenica Lazzaro, l'automoteca Adispem. Zaccuri, donare, dice, un piccolo gesto che può fare grande la vita. A Condofuri, altro centro della provincia, altro centro reggino, profughi ospitati per un altro triennio, SPRAR che continuerà fino al 2019, rinnovata la convenzione. Siamo già alla Locride, ci occupiamo subito di politica in apertura. Il caso Forza Italia, la politica di SMS e aperitivi, le ultime nomine del coordinatore regionale nell'occhio del ciclone. Sorbara, Marando e Campisi contestano la formazione del direttivo provinciale. In questa foto Gianfranco Sorbara, uno stralcio di questo servizio di apertura. Le ultime nomine del coordinatore regionale di Forza Italia, Iole Santelli, fanno discutere anche negli ambienti azzurri locridei. La formazione del atteso organo di governo provinciale solleva un polverone dunque di reazioni. A Brancaleone, guardia medica riattivata, la linea telefonica, sanata la posizione debitoria con Telecom, era stata sollecitata anche la stazione dei carabinieri. A Bivongi le poste riaprono il sabato, buone notizie, 400 operazioni in un giorno, quasi al ritmo di una al minuto, è stato il solo dato da Guinness dei primati, da convincere Poste Italiane a riaprire anche il sabato. Locri disabile senza scuola, qualcosa si muove, c'è sempre la vicenda del caso Romeo a Locri, vedete il papà dello studente disabile, il preside convoca i genitori al Panetta. Ecografia cardiovascolare, un congresso invece a Siderno in tema sanitario. Siamo già alla Piana, occupiamoci di Cinque Fronti, progetto SPRAR, la lavatrice delle polemiche. Gli spazi ricavati nella mediateca comunale scatenano il caos. Dopo le accuse del PD a sostegno del sindaco, il coordinatore del progetto è sì, vedete, la mediateca comunale. A Rossarno invece il Piria in visita guidata ai beni confiscati alle cosche, studenti a Casa Bellocco e gli Annacci Pesce, iter formativo sullo riuso sociale del patrimonio mafioso. Gioia Tauro, Italia dei Valori, Calenda spieghi ritardi per l'agenzia. E poi c'è il caso termovalorizzatore a Gioia Tauro, Pedai, il sindaco vuole ridiscutere. E ancora, per quanto riguarda il quotidiano, siamo già allo sport. La ricca pagina sportiva, Crotone, nullo passa il Napoli. Amaro esordio, Alessio Scida per i pitagorici, ha vinto il Napoli 2-1. 8.000 tifosi, prima la festa, poi una dura contestazione. Al 90esimo l'allenatore Nicola, poco coraggio in campo, ma credo ancora nella salvezza, però il Crotone rimane ancora ultimo in classifica. Sarri, l'allenatore del Napoli, terreno di gioco non degno del professionismo. E poi la curiosità, nel labirinto delle deviazioni si perde il pullman degli azzurri, inconvenienti dopo l'uscita da Firmo sabato sulla strada statale 534 tra Cassano Ionio e Castrovillari. Una festa mal ripagata, quello dell'Ezio Scida di ieri, il pubblico delle grandi occasioni, cori, canti e sostegno continuo non
non sono bastati per un Crotone che purtroppo non riesce ad ottenere il primo sigillo in questo campionato di Serie A. Lo stadio per l'esordio casalingo, anche intere famiglie. Andiamo avanti, Inter, questa è una vera crisi, lo dicevamo già prima, e adesso ci occupiamo di Lega Pro, alle calabresi, vediamo com'è andata, non bene a dire il vero, soprattutto per la Vibonese, che è stata battuta nettamente dalla Virtus 3-1, Vibonese ancora un KO sulle spalle. Il Cosenza si scioglie invece ad Andria, 2-0 del Cosenza, che esce sconfitta dunque dalla Puglia, e ancora questa sconfitta penalizza la formazione di mister Rosselli, situazioni da gestire meglio, dice il tecnico al 90° e solo momento di blackout. Quello che succede invece all'Oreste Granillo fa molto riflettere, il Matera passeggia sulla Regina, oserei dire quasi tennistico il risultato. Porcini e Coralli segnano e danno la speranza, poi i Lucani hanno dilagato 6-2, quanti errori in difesa, ospite in gol per ben 6 volte, tripletta per Negro per una Regina veramente irriconoscibile. Al 90° Zeman ci serva da lezione, dice il tecnico molto deluso. Incidente di percorso, il presidente praticò Auteri, l'allenatore invece delle Matera afferma buona la gara degli Amaranto. La squadra si è sopravvalutata dopo le ultime due gare e pensava di avere vita facile, da dimenticare la prova degli Amaranto soprattutto a centrocampo. Continuiamo, Catanzaro, il pari e streaming sito 2-2 per il Catanzaro del nuovo allenatore Zavettieri, la prima in panchina dopo l'esonero di Somma. Zavettieri al 90° afferma accettiamo il risultato ma la prestazione mi è piaciuta, il tecnico bravi a raddizzarla, c'è da lavorare tanto, vedete Nunzio Zavettieri, neotecnico del Catanzaro. Speriamo che questo allenatore calabrese sia in grado di far risalire la china alle Aquile. Una giornata da dimenticare presto. Andiamo avanti, ancora Serie D, quella di ieri perde il Castrovillari pesantemente 6-2, ieri è stata un po' la giornata dei 6-2, poi ha perso anche il Roccella, Pomigliano 3-1, qui la Riba autore dell'unica rete del Roccella che era reduce dalla bella vittoria a Torre del Greco. Il Rende si esalta con l'Igia Virtus e vince 2-0 e ritrova i 3 punti. Andiamo avanti, la Palmese va in bianco a Gela, 0-0 tra Gela e Palmese, ecco l'allenatore Mario Dal Torrione in conferenza stampa al 90°, importante mantenere la continuità, dice Dal Torrione che alla fine sembra soddisfatto di questo pareggio esterno. Lavrendi, un campo molto difficile. Andiamo in Eccellenza, la Vigor vince 1-0, la differenza la fa Ottonello per questa bella vittoria. Perde invece le Locri, vince la Cittanovese 2-1, un gol e un assist per Carbone, Iervasi accorcia le distanze all'ultimo minuto. La formazione di Mimmo Zito supera ora Locri per 3/4 di gara. Il raddoppio del giallorosso è firmato da Visentin, ancora una grande prova di Matteo Carbone. Dentro la partita, far play e qualche parola in libertà, quello che è accaduto nel dopo Cittanovese e Locri. La tifoseria amaranta ancora una volta ha fatto la differenza, Locri seguitissimo anche fuori dalle mura amiche. Gara sostanzialmente corretta, ma nel finale anche gli animi si sono surriscaldati. Applausi ricambiati intanto per l'ex tedesco che lo scorso anno nell'Ocri ha giocato un grande campionato. Andiamo avanti, Eccellenza, la sconfitta del Siderno alla Raciti, l'Isola segna, resiste e vince, Di Micco porta subito avanti la capolista che si conferma cinica e spietata. E poi ancora vediamo le altre gare che si sono giocate ieri, ci occupiamo soprattutto del campionato di promozione girone B. L'Aurora supera la capolista a sorpresa, questa vittoria per 2-1 dell'Aurora Reggio all'Auriana di Borrello. Torna il sorriso in casa gioiese, vince la formazione di mister Megna 3-1 contro l'Africo. Papaleo abbatte la Propellaro, bella vittoria della Stilese invece a Campoli di Bocale con la Propellaro 1-0, gol partita di Papaleo su calcio di rigore. È finita 0-0 invece la sfida che ha visto il Caulonia impattare con il Rosarno, vedete in
qui il servizio, il Caologna non sa più vincere, il Rosano sfiora il Coppol Rosso. Frasca evita la capitolazione sventando su Carchedi, Rosarno che avrebbe potuto ottenere anche i due punti. Un bravo al portiere Frasca che si merita un 7 anche in pagella. Taurianese e Bagnarese hanno pareggiato 0-0, Villese e Soriano 1-1. Prima categoria, crisi invece per il Grotteria, ha vinto la capolista bovalinese 2-0, la Bovese batte a gancio il Real. Negli anticipi sabato c'è stata la bella vittoria del Mammola 1-0 in terra pianigiana a 5 frondi. Bene, ci fermiamo qui con il quotidiano del Sud e si completa anche la prima parte per quanto riguardava la nostra rassegna stampa. Il lunedì caratterizzata dai temi prettamente sportivi, perché stiamo facendo una sorta di riepilogo di quello che è accaduto in questo weekend. E questa sera invece in Tutto in Campo servizi, interviste, soprattutto i commenti di quello che è accaduto per le squadre calabresi ieri, dove non sono mancate le sorprese e dove ci sono state anche dei risultati che hanno visto protagoniste la squadra del nostro comprensorio, ma soprattutto la crisi in questo momento soprattutto del Catanzaro, che prosegue l'ennesima sconfitta del Roccella. E poi per parlare di serie anche di questo Crotone che non riesce a trovare la prima vittoria nella massima serie. Muove da Rosarno la lotta al caporalato. Ritorniamo ai temi prettamente regionali. Vedete la bella stretta di mano tra il governatore calabrese Mario Oliverio e il ministro Martina. Dunque si sono incontrati nel maggio scorso alla cittadella di Catanzaro e oggi si ritroveranno dunque a Rosarno. Ora deve essere incrinato il muro di gomma dietro il quale si nascondono gli sfruttatori. Il ministro Martina, in un luogo simbolo della battaglia al fenomeno, spiega la normativa recentemente approvata in Parlamento. E ancora, provincia scrutinio alle ore piccole. Si è votato per la provincia di Catanzaro, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di Palazzo di Vetro. Tanti big della politica interessati ai risultati delle votazioni. Vetenzo Bruno, presente alla provincia di Catanzaro nel momento in cui vota. Andiamo avanti, sanità, ecco come si può fare rete, un altro tema importante che domina nelle pagine regionali. Giovanni Scambia, il nuovo presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e direttore del Polo Scienza della Salute della Donna e del Bambino dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Un tavolo tecnico, dice, con i medici emigrati altrove ma con il cuore in Calabria. Il messaggio lanciato alla politica: avvalersi delle competenze dei calabresi fuori regione. Occupiamoci del referendum, perché si avvicina sempre di più, si rischia di aprire una stagione di conflitti. Intervista al giurista Cesare Mirabelli, ci sarà comunque da intervenire sulla legge elettorale del Senato. Accanto agli aspetti positivi della riforma ve ne sono alcuni preoccupanti. Una intervista importante con Cesare Mirabelli, eccolo in questa foto, presidente emerito della Consulta. Il comune di Reggio rilancia sui fondi comunitari. Andiamo a pagina 11, vi segnaliamo quest'altro servizio importante. Dopo Piazza Duomo si guarda a Corso Garibaldi e Campo Coni di Modena, quasi completi i fortini di Pentimele. Sono in arrivo i pali per l'illuminazione pubblica in centro e si comincerà subito con l'installazione. Il sindaco Falcomatà spinge sull'acceleratore per completare le tante opere in cantiere. Mantenere gli impegni per l'aeroporto di Reggio, l'UGL Regione, Provincia e Comune dunque pensano di mantenere questi impegni. Gabriele doveva servire, messa sui social lo strazio della madre, la tragedia avvenuta a San Gineto, ve l'abbiamo già raccontata qualche giorno fa attraverso la nostra rassegna stampa. Salgono intanto a 5 le persone indagate a vario titolo nell'inchiesta. Il dolore di Valentina Lampi per la tragica morte del figlio a San Gineto. La vita di Gabriele Bono si è spezzata a soli 13 anni in circostanze ancora tutte da chiarire. Questo pomeriggio verrà eseguita intanto l'autopsia nella clinica Tricarico a Belvedere Marittimo. Contro il paganesimo, fedeli invitati a vestirsi da santi, iniziativa anti-Halloween di un parroco a Corigliano, la celebrazione la domenica di ogni santi. A Paola giallo su una sparatoria, siamo alla cronaca, rinvenuto un bossolo nelle vicinanze di una pizzeria. Una 65enne è stata scippata invece in pieno centro. Paola ancora, sospetti USB su un locomotore, fumi nocivi rilevati dall'ARPACAL, il mezzo è stato spostato nei pressi di una scuola elementare. Proseguiamo, andiamo a Platì adesso.
Funerali pubblici vietati, il parroco si rivolge al Viminale, domina questa notizia in tutti i quotidiani calabresi. Ordinanza del questore celebrata ieri all'alba le esequie di Giuseppe Barbaro. Don Giuseppe Svanera sostiene che il provvedimento viola il principio di non ingerenza tra Stato e Chiesa. Il questore Grassi ha ordinato la celebrazione dei funerali in forma strettamente privata. Andiamo avanti, a fianco, deposito di rifiuti, località Lenze, devastato da un rogo notturno. Tutto questo a San Mauro Marchesato, vedete lingue di fuoco come si evince da questa foto. Il notevole fronte ha reso visibile l'incendio anche a notevole distanza. Sono stati distrutti anche gli automezzi usati per spostare dei carichi all'interno del capannone. Rosarno, Temmi Pianigiani adesso, chiesto un consiglio sull'occupazione degli alloggi. In 5 sollecitano la discussione in aula. Esposto in procura sull'abbandono del centro per migrati, scrive Giuseppe Laquaniti. Anche Don Ascone, parroco emerito della Dolorata, si schiera dalla parte degli occupanti. Vedete occupazione, il centro per migranti. Inceneritore a Gioia Tauro, tavolo tecnico chiesto invece dal sindaco Pedà. Il comune vuole rideterminato l'indennizzo di funzionamento. Il sindaco Pedà afferma da adeguare situazioni di rischio e impatto ambientale. L'impianto lavora 120.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Mantella sarà sentito in tutti i processi di mafia, siamo a pagina 15, i verbali del pentito dell'inchiesta e dell'andrangheta vibonese già confluiti in Black Money e romanzo criminale pure nel procedimento a carico dei poliziotti. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia toccano nervi scoperti e fanno tremare molti colletti bianchi. Pesanti le rivelazioni su Giuseppina Jacopetta, era una diavola, comandava lei. E ancora Vibo, sbarco di migranti individuali. Ha arrestato uno scafista. Nell'ultimo weekend sono stati tanti gli sbarchi di immigrati, soprattutto nel Regino e anche nel Vibonese, destinati a rimanere in Calabria questi immigrati in attesa di collocazione nelle strutture. Esclusivamente gli 88 minori non accompagnati dovranno essere collocati. Vibo, telecamere fuori uso, la sicurezza rimane un miraggio, videosorveglianza ancora off limits, sebbene il sindaco ne abbia promesso la riattivazione. Sono quasi 500.000 le case disabitate, il primato va a Reggio. Vedete un altro tema importante che oggi Gazzetta del Sud ospita, pagina 17. In Calabria, al vertice della particolare graduatoria, la provincia di Crotone vuota un'abitazione su due. Preoccupanti i dati che emergono da una ricerca nazionale. La situazione non appare migliore nel Cosentino, nonostante gli studenti Unical. Vedete il patrimonio da tutelare, qui un borgo antico. Le amministrazioni, al di là dei continui proclami, non devono abbandonare al proprio destino i centri storici, ancora una volta in diversi centri dalla Calabria in stato d'abbandono e disabitati. Droga Gero Carne, arrestato capomolla, dovrà scontare 7 mesi agli arresti domiciliari. Controlli dei carabinieri nelle zone di caccia, scatta intanto una denuncia. Chiudiamo con le pagine Calabria, tra poco andremo sul nostro sito. È sparito nel Mar Ionio, 2 settimane di misteri, la barca di un agricoltore di Bernalda ritrovata al largo di Rocca Imperiale. Il 38enne Nunzio Sant'Orsola era uscito per una battuta di pesca il 10 ottobre, le sue tracce si perdono in acqua. Il corpo dello sfortunato pescatore è intrappolato nello Ionio. A Cosenza, crescere insieme nel nome dello sport e dell'amicizia. 200 bambini calabresi si sono sfidati dunque a Cosenza. Sport insieme si è svolta sotto l'egida del CONI locale. Ciascuna provincia è stata rappresentata da 40 ragazzini. Gli ultimi due news, la prima arriva da Castrovillari, il sisma aumenta il rischio frana al santuario, 2 scosse lievi hanno provocato nuovi smottamenti, il costone orientale del colle da oltre 4 anni soggetto a instabilità, si resta in attesa degli interventi per l'indispensabile consolidamento dell'intera area. Intrappolate nell'auto le salvano i carabinieri, è successo ad Acquappesa, 3 ragazze coinvolte in un incidente sulla statale.
locale. Decisivo l'intervento di marito e moglie, entrambi dell'arma, l'autovettura sulla quale viaggiavano le tre ragazze. Eccola in questo fotino. Tra poco ci occuperemo di calcio, perché faremo anche attraverso Gazzetta un riepilogo su quelle che sono le notizie più importanti del giorno, i titoli che riservano soprattutto Gazzetta del Sud per le calabresi. Pregherei la regia di inquadrare il nostro portale, così ci andiamo ad occupare subito del nostro sito. Eccolo, il vescovo 'Ndrangheta, vescovo Locri, Barbaro, era un padre di famiglia. Sui funerali di Platì, che dunque non ci sono stati, un caso naturalmente che fa molto discutere, vietati dunque i funerali del boss a Platì. E ancora il Sanità Day, la manifestazione all'ospedale, la politica regionale assente, ma tante le associazioni, la gente comune, gli studenti. Qui c'è il video dell'iniziativa che avete potuto seguire in diretta. Per quanto riguarda le altre notizie importanti, occupiamoci di calcio. Lega Pro, Saraniti non basta, Vibonese KO, Lega Pro un Cosenza poco propositivo, perde ad Andria, lo dicevamo, il Catanzaro pareggio 2-2, la Regina perde malamente 6-2. E poi andiamo alla cronaca: 'Ndrangheta, vescovo Locri, Barbaro era un padre di famiglia. E ancora per la politica, Forza Italia, si riuniscono gli oppositori della Santelli, Foti, c'è chi vuole un progetto diverso, andremo oltre le imposizioni. E ancora per lo sport, prima categoria, Bovolinese in fuga, alla Ravagnese il derby Regino pari invece all'Ocri, riferimento alla sfida tra Ierax e Palizzi. Promozione Girone B, col Palcio Aurora Reggio pari fra Villese e Soriano, riscatto Gioiese e Gioiosa Ionica, importante la vittoria del Gioiosa di mister Mazzone, che dunque ha superato la Degliese 3-2. Andiamo avanti, occupiamoci ancora di attualità. L'ente gestore dello SPRAR risponde al PD invece di 5 frondi. E poi vedete anche la sfida del Crotone di ieri, vinta dal Napoli 2-1, il Crotone stecca la prima Alessio Scida. Lasciamo il nostro portale, ma di calcio ci occupiamo ancora. Se ritorniamo sui quotidiani calabresi, andiamo a dare un'occhiata al titolo che riserva Gazzetta per quanto riguarda il Crotone: troppo tenero e il Napoli esce dal tunnel. La prima è bagnata ma non fortunata, c'è stata la pioggia ma non è stata fortunata per il Crotone. E ancora Porcino e Coralli non bastano, la Regina crolla contro il Matera, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, una sconfitta così pesante per gli Amaranto 6-2, i padroni di casa sbagliano l'approccio e vengono trovati dagli esperti lucani, vengono travolti dagli esperti lucani. Deluso l'allenatore Zeman e loro superiori tecnicamente, noi poco umili, ha affermato il tecnico Amaranto. Il Cosenza inciampa sull'ostacolo Andria, finisce 2-0. Vediamo invece quello che è successo a Catanzaro, il titolo, vedete, il Catanzaro di Zavettieri non va oltre il pareggio, la squadra mi è piaciuta fino al primo gol del Melfi, dice il neo allenatore. Siamo in Serie D, la sconfitta del Roccella, Roccella in emergenza, Pomigliano fa il pieno 3-1 per il Pomigliano. Il vice Raso è deluso, puniti dagli episodi, le interviste al 90°, l'allenatore Galati è squalificato, ha seguito la partita dalla tribuna. La Palmese inchioda sul pareggio il Gela, buon pareggio tutto sommato 0-0. Andiamo in eccellenza, così diamo un'occhiata alla super sfida di Cittanova, decisa dalle reti di Carbone e Visentin, un cittanovese determinata mette a tappeto un bollo. Crissedeno fa la partita, Isola in cassa invece i tre punti. Chiudiamo con il girone B per quanto riguarda il campionato di promozione, le sfide di ieri. La Gioiese prova a cambiare marcia, niente da fare per il Volitivo Africo, vince 3-1 la Gioiese. L'Aurora Reggio vince alla Oriana 2-1, primo capitombolo per la capolista guidata da mister Nocera. La Stilese esulta, propellano a bocca asciutta. E poi volevo dare un'occhiata alla bella vittoria del Gioiosa, una vittoria importantissima per i ragazzi del presidente Gatto. Pure il Gioiosa fa bottino pieno, dell'Iesa ancora senza fortuna, ma il fanalino di coda è apparso comunque in ripresa, è finita 3-2. Caoloni e Rosarno, reti inviolate, è stata più forte ieri al Nenetto Muscolo, dove si è giocata questa sfida,
la paura di perdere. Roberto Pedisano è il nuovo presidente del Caulonia, vedete in questo fotino, partita nervosa e poche occasioni da una parte e dall'altra. La Torinovese ci prova, la Bagnarese resiste e finisce 0-0. Questo dunque il riepilogo di quello che è accaduto sui vari campi per le principali formazioni calabrese. Abbiamo dato un'occhiata veloce a quello che è accaduto in questo weekend di sport e soprattutto nelle super sfide che si sono giocate ieri, dove non sono mancate le grandi sorprese. Una arriva soprattutto dall'Oreste Granillo nella sfida di ieri sera, vinta dal Matera 6-2, una gara veramente esaltante. Solo per i lucani la regina si è dimostrata irriconoscibile. Questa sera tutti in campo 21:30, ma prima alle 13:30 il nostro TG News per tutte le notizie della giornata, i nostri servizi e poi le varie rubriche che vanno in onda ogni giorno sulla nostra emittente, il 60 News e Fatti e Misfatti. Grazie per aver preferito la nostra rassegna stampa, questa è la nostra prima pagina di informazione che ritornerà puntualmente domani. Buona giornata a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet preferito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Air Cosmetic SAS di Francesco Meduri comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola professionale per parrucchieri. Air Cosmetic è anche il tuo parrucchiere di fiducia e centro estetico. Problemi di caduta, forfora o capelli grassi, la risposta giusta è nei prodotti Air Cosmetic con la nostra officina di produzione cosmetici. Prodotti personalizzati per parrucchieri ed estetisti. Info corsi 0964 29 782. Air Cosmetic SAS di Francesco Meduri, via Marconi a Locri, belle ed affascinate, da una prospettiva lavorativa dinamica e sicura. Cantina Napoli Bivongi, una tradizione che proviene dall'antica Caulon. La costante applicazione. Nasce il vino Enopolis Bivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Bivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Bivongi. MV Supermercati.e, via Nazionale a Monasterace Marina. La freschezza quotidiana in un banco assortito per avere sempre il meglio. Inoltre, salumi artigianali di nostra produzione. Fare la spesa non è stato mai così facile. Con le nostre offerte settimanali scaccia crisi, le migliori marche al prezzo più basso. Ed inoltre il nostro grande servizio della consegna a domicilio. MV Supermercati.e, via Nazionale, Monasterace Marina. Risparmio garantito.
Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.